Ciao da Sunny, oggi nel mio video parlando di boschi sacri vi faccio vedere queste piante che sono questa pianta qui, per esempio, una pianta di Morella comune o Solanum nigrum che mi è nata spontanea. Pensatemi, nasce spontanea sempre tutti gli anni ormai. E invece abita i boschi incolti, oppure però purtroppo adesso la troviamo dappertutto, un'erba infestante, però appunto parlando di boschi, nel sottobosco si vede questa magica pianta che rovina un po' i raccolti, però ha grandi proprietà. E vediamo le sue foglie, che hanno proprietà, perché si chiama Solanum nigrum. Solanum vuol dire consolazione, e infatti le sue foglie, il suo decotto di foglie, possano essere usate anche in farmacologia per effetti sedativi, calmanti e diuretici. Poi hanno questi, fa parte delle solanacee, la stessa famiglia dei pomodori, delle melanzane, delle patate. Infatti questi fiorellini sembrano dei piccoli fiorellini di patata in miniatura. E poi però, in generale, siccome contiene molta solanina, questa pianta è molto molto velenosa, è una pianta anche magica e ha strane appunto particolarità. E pensate un po', qui ha queste bacche che sembrano dei piccoli pomodorini verdi, infatti appartiene alla solita famiglia dei pomodori, e basta due che un cane mangi, due o tre bacche che sono verdi perché sono ancora acerbe, per morire. Infatti questa pianta la chiamano anche l'ammazzacani, l'erba crepacani, quindi è molto molto pericolosa, e anche ai bambini se mangiassero queste bacche magiche, però gli farebbero molto male, sarebbero avvelenati e verrebbe nausea, vomito e diarrea. Pensate un po', e quindi queste bacche che ha questa pianta è cibo per le serpi o i rettili. Adesso passiamo, guardate un po' a cosa assomiglia. Questa, sì, è della solita famiglia della famosa Datura stramonium, la pianta che insieme alla bella donna e alla mandragola fa parte delle piante più famose che usavano le streghe, che è una pianta magica, molto molto tossica e ha effetti allucinogeni. Questa, vabbè, non è proprio identica alla stramonium, è una datura metel, però fa parte della solita famiglia e fa più o meno i soliti fiori bianchi a trombetta, molto belli, che però ancora non mi ha fiorito, e quando mi fiorirà ve la farò vedere. Va bene? Ciao ciao da Sanni, ci vediamo tra un secondo. Buonasera da tutti dalla Sanni Flower. Oggi parliamo di bosco sacro, di cerchio magico e di tante altre cose molto interessanti. Allora, la psicanalisi ha riscoperto il senso del bosco e il motivo per cui è stato per tanti, tanti secoli oggetto e luogo di culto sacro. Infatti il bosco era un luogo di culto sacro sia alla religione celtica che a quella romana e anche a quella germanica. Infatti in Germania, per esempio, pensiamo alla Schwarzwald, la foresta nera, bellissima. Allora, il bosco, pensiamo un po', pensando appunto alla sua profondità, al suo silenzio, o magari pensiamo magari a essere nel bosco di sera tardi, di notte, quando ci sono dei rumori, in mezzo al silenzio ogni tanto si ode dei rumori particolari, delle presenze misteriose, per cui il bosco spesso suscita un po' di paura, un po' di terrore. Sì, specie di notte, di sicuro, io che sono paurosa, anche se
Alcuni hanno passato le notti in tenda nel bosco, però io avrei un po' di paura e quindi pensiamo un po' in psicoanalisi. Il bosco è stato associato alla parte più oscura di noi, che è il nostro subconscio. E quindi quando noi ci perdiamo noi stessi, è come se noi ci perdessimo in mezzo ad un bosco. Pensiamo un po' ai fatti a Dante con la sua selva oscura, quando dice la via dritta è smarrita e quindi si era ritrovato in questo bosco ed è una metafora. Praticamente era il suo subconscio. Allora, ci sono stati dei bellissimi boschi sacri, appunto, nei secoli. E vietavano siccome erano sacri, erano luoghi di culto dove c'erano gli altari e pregavano o agli dèi o eccetera, sì, agli dèi, e era proibito anche, per esempio, in Lituania non si poteva neanche spezzare un rametto di un albero o pena la morte oppure ti amputavano una mano. C'erano leggi veramente severe. Da noi a Roma, agli antichi romani avevano leggi un pochino meno severe. Come al solito noi italiani siamo sempre più lascivi, più lassisti, via si dice. Più lassisti e si lascia andare tutto. E quindi le pene erano un po' meno severe. C'erano delle multe comunque. Anticamente i boschi, essendo considerati appunto luogo di culto, venivano tenuti molto bene, molto rigogliosi, molto belli. E purtroppo adesso invece i boschi sono veramente ridotti a delle latrine, delle volte purtroppo. E invece dobbiamo imparare dagli antichi. Va bene. E allora, un personaggio particolare che nella mitologia greca è il dio dei boschi, è proprio il dio Pan, che sembra un sauro. Ha l'aspetto sì di un sauro perché ha le corna, poi è mezzo uomo e mezzo capra, infatti il busto ha di un uomo. E poi invece ha le zampe, mi pare, di capra. E quindi l'aspetto un po' sinistro, diciamo, un po' brutto, però questo dio era molto umile e lui non gli piaceva stare nell'Olimpo dove c'erano gli altri dei, ma lui se ne stava sempre in disparte, preferiva stare per conto suo, tranquillo, in silenzio e si rifugiava sempre in questi boschi, in queste selve. Infatti, il Pan, appunto, è il dio dei boschi, dei campi, della pastorizia anche, e quindi lui, appunto, se ne stava sempre nascosto nei campi e nei boschi. E però lui non si faceva trovare soltanto dalle persone che volevano trovarlo, che andavano al di là dell'apparenza, come al solito, vedi? Tipo al di là del cancello. Quindi la Sanni avrà trovato il suo dio Pan, chi lo sa, per dire. E appunto se ne stava in disparte a suonare il flauto, infatti è famoso il flauto particolare di Pan, che è tipo zufolo e c'ha quel suono un pochino sì, particolare anche quello, molto carino. E quindi lui non partecipava alla vita dell'Olimpo, però è noto che partecipò però ad una battaglia importante, quando Tifone, che era un mostro, che tutto a tratto saltò fuori e volle attaccare Zeus, che era il dio incontrastato dell'Olimpo, era il dio
del cielo, il dio celeste, no? Il dio degli dèi, diciamo, il dio supremo, e amava sempre scagliare quei suoi lampi tuoni quando si arrabbiava. Lo Zeus, che nella mitologia romana è Giove, da cui viene, va bene, giovedì, la parola giovedì dedicata a giorno, e venne questo mostro che disse: basta, qui c'è questo Zeus incontrastato, se ne sta lì nell'Olimpo, nessuno gli dà noia. No, adesso ci sono io, e lo vede, e io lo spodesto dal suo trono, anche per una vendetta. Mi voglio vendicare di un torto che questi dei dell'Olimpo mi hanno subito. Allora eccoti questo mostro, Tifone, che faceva paura solo a guardarlo, perché aveva 100 occhi, no, 100 teste aveva un sacco sì di occhi, insomma, terribile, era un mostro. La prima reazione era che non sapevano contrastare questo mostro, e tutti si impaurirono. Per esempio, Dioniso si nascose sotto forma di capra, oppure Artemide si nascose sotto forma di gatto micio, e non sapevano affrontare questo mostro, e neanche Zeus, il re del dio, via, il dio degli dèi, diciamo, il dio per eccellenza, era in tilte anche lui e non sapeva come contrastarlo. Allora ecco che viene Atena, che è l'unica che non ha voluto mai nascondersi e ha cercato di spronare questi dei dell'Olimpo, di dire: ma cosa fate? Cosa vi nascondete? Se lo lasciamo fare, questo mostro vincerà. Invece dobbiamo unirci e affrontarlo. Quindi incitò Zeus a affrontare finalmente il mostro, non di nascondersi, ma di affrontarlo. E allora ecco che arriva il dio Pan, che dai suoi boschi se ne stava sempre distaccato da loro, sempre di sparte, però decise, siccome anche lui poi era un dio, era molto legato anche a Zeus, quindi decise di scendere in campo anche lui e di aiutare Zeus e tutti gli altri dei contro questo mostro Tifone. E lui ebbe un'arma particolare, no, non era la preghiera, non era il rosario quest'arma, ma era la paura, mettere paura, perché questo dio Panne era mite, tranquillo, però quando si arrabbiava faceva una vociaccia terribile, si impaurivano tutti. E quindi la sua arma fu il fare spaventare questo mostro. Ecco cos'è un'arma da usare, mettere paura, e gli mise paura. E quindi Zeus riuscì in questo modo ad avere più forza e riuscire a non nascondersi più, ma ad affrontare il mostro, anche Zeus. E quindi gli mandò un carro trainato dai cavalli contro, e poi gli scagliò tutti i fulmini, saette, insomma, così ci fu una battaglia terribile. E finalmente gli dèi dell'Olimpo, con l'aiuto appunto del dio Pan, il dio dei boschi, delle foreste, delle selve, riuscirono a far ammazzare sto mostro. E allora Zeus premiò Pan, che l'aveva aiutato molto, e gli ha detto una costellazione, ed è il Capricorno. Sicché se siete del Capricorno, e c'è nel mezzo il dio Pan. Allora, il dio Pan è anche riconosciuto non solo come il dio dei boschi, delle selve, dei campi e della pastorizia, ma è conosciuto anche
come un dio che amava molto le ninfe e gli andava molto dietro. Ma non solo, era il dio della sessualità anche. E quale sessualità? Quella non al fine della procreazione, ma dell'onanismo, cioè la masturbazione. E quindi era un dio un po' birichino e poi appunto amava andare dietro a tutte ste ninfe carine, gli facevano la corte, diciamo, e poi addirittura era anche leggermente bisessuale e si pensa gli sia stato dietro anche a Narciso, e in effetti era molto bello, il più bello dell'Olimpo, e che ci sia stato qualcosa. E insomma, questa era il dio Pan che suonava il flauto tranquillo per la mitologia greca. Poi arriva il cristianesimo. Il cristianesimo, lo sapete, che aborrisce molto la sessualità, questo è vero, la sessualità secondo la religione cattolica, e questo non è leggenda, è vero, e non essere bacchettoni, ecco, sentiamo le campane. Per la religione cattolica e per la Chiesa, Santa Romana Chiesa, l'onanismo, la masturbazione, sapete, è un peccato abbastanza grave, perché il sesso praticato per i cattolici deve essere solo dopo il matrimonio a scopo procreativo. E invece, siccome il dio Pan era legato alla sessualità libera e fine a se stessa, praticamente volevano fare fuori sto dio Pan i cattolici. E quindi questa figura del dio Pan, di questo satiro, di questo fauno, che ci può destare anche simpatia, però lo hanno trasformato in una figura orrenda e l'hanno associato un po' a Satana, al diavolo, il capro, no? Il diavolo quello fatto a capra, oppure anche il Bafometto. E poi comunque in un altro video spiegherò un po' anche il mito del toro, il Bafometto, eccetera. In quante figure è stato associato Satana? E quindi anche i boschi furono visti come luoghi di male, di streghe, di sabba, no? Perché appunto facevano questi riti celtici, per esempio, nei boschi, per esempio, era sacro la quercia, era uno degli alberi più sacri, cioè, che è ripreso adesso dalle Wicche, dalle religioni Wicca, per esempio, e, eccetera. E per appunto per i religiosi, per i cattolici era considerata una cosa, un peccato grave, questi riti pagani, e quindi per levare il dio Pan, levare il paganesimo e tutti questi riti nei boschi in cui c'erano queste donne particolari, le sacerdotesse, le streghe, i sabbi, eccetera, la religione cattolica ha deciso di estirpare tutto, come incendiando i boschi, i poverini. I boschi sacri sono stati incendiati, sono stati abbattuti alberi e ridotti proprio male, e hanno cercato per secoli di estirpare interi foreste, interi boschi, proprio per levare, estirpare del tutto riti pagani. Però dopo si sono accorti che i boschi erano troppo belli, la natura, noi abbiamo troppo bisogno della natura, la natura in effetti ci ama davvero, e quindi la natura disse stop, basta incendi, basta. E quindi i cattolici smisero di appiccare il fuoco dalle varie parti, e che cosa pensarono? Pensarono di mettere al posto delle feste, dei riti e dei nomi degli dei pagani, di trasformare nei santi, e poi trasformare il bosco, che era il luogo di culto pagano dove c'erano questi altari, eccetera, l'hanno pensato a trasformarli in luoghi di santuari, per esempio della Madonna della Querce, da noi per esempio in Toscana c'è
Laverna, che era un luogo sacro a San Francesco. Ecco, quindi al posto dei riti pagani ci sono stati i vari santuari e i vari luoghi, sempre di Bosco, dedicati appunto alla religione cattolica, a vari santi, alla Madonna, eccetera, eccetera. Da me vicino non solo c'è la Verna, che è in Casentino, tra l'Arno, il fiume Arno e il fiume Tevere, ma c'è anche Montesenario, che io vado spesso, anche lì è una zona boschiva. E al posto di essere una zona sacra agli dèi, è invece una zona sacra a Dio, perché c'è una chiesina molto carina, eccetera, a Montesenario, ed è si sta anche al fresco, che ora è tanto che non ci posso più andare, vabbè. Allora, parliamo di cerchio magico. Allora, che cos'è poi che ha reso questi boschi tanto sacri? Il famoso cerchio magico. E allora, che cos'è? Il cerchio magico è un cerchio fatto di zone boschive che circondano una zona luminosa che è la radura, e quindi c'è il lucus, che è la zona luminosa dove penetra la luce del sole, e il nemus, che è la zona di ombra. E questo cerchio magico è un anello appunto fatto di boschi, che limita appunto la radura e rende i boschi ancora più particolari, perché il cerchio magico circonda un luogo molto sacro, appunto, prima appunto dedicato agli dèi e adesso alla Madonna, a Dio e alle preghiere, e alla pace e al silenzio. Poi i boschi sono stati anche i luoghi citati nelle fiabe, per esempio il famoso Hansel e Gretel che si perdono nel bosco, oppure la mia fiaba preferita di quando ero piccolina era Puccetto Rosso, la Sanni che si perde nel bosco e trova il lupo cattivo, e poi c'è la nonna con questa voce, e vabbè, la Puccetta Rossa. E poi abbiamo diversi film, no? Quando si pensa ai boschi, si pensa un po'. Boh, a me mi viene in mente spesso Stephen King, il Maine, il Maryland, insomma, questi boschi di questi film, per esempio Witch Blair Project, insomma, che è un film dell'horror molto bello, è stato fatto anche un libro anche, che parla di questa strega, di questi ragazzi che vanno e si perdono nel bosco per filmare, per fare delle esterne particolari, e poi non mi ricordo, muoiono, insomma, non li ritrovano più. È un libro interessante, ho letto, ora me lo ricordo poco, comunque c'è la figura di questa strega e il bosco solito. Ci sono stati tantissimi film dove si parla di questi boschi. Va bene, io avrei voglia di andare in un bosco perché sono stufa di sta stoccardo a Firenze, comunque. E in mancanza di andarci ne ho parlato. Va bene, spero vi sia piaciuto. La prossima volta mi piaceva appunto parlare del culto del toro e cosa c'è dietro il culto del toro, Baphomet, eccetera. E poi questo famoso plottismo musicale che qui se non si parla bene mi avete attaccato, 72 ed 80, quanti dislike per dire un plottismo musicale, siamo matti. Che poi c'è appunto questi messaggi esoterici eccetera nelle canzoni, e vedrete la prossima volta comincerò a parlarne, che cosa intendevo. Va bene, ci vediamo, ciao ciao dalla Sanni.